Oh, avvocato, stai calmo. Ma ti rendi conto? Ti rendi conto che sei in una posizione gravissima? Oh, hai sparato 5 colpi di pistola a tua suocera. Dico 5 colpi! Perché? Come perché? Perché dopo la pistola si è inceppata. Erano 12 colpi! Erano 12! A 5 la pistola sparava e non sparava più! Ah, io ci avevo da fare. Io avevo i capitoli, io ci avevo da fare. Calma. Allora, siamo qui in tribunale. E io avuto, adesso la difendo io, però per poterla difendere, diciamo. E se mai devo mezz'ora, però. Ci vuole calma, qui non è il tempo di andare per tutti, voglio dire. Per poterla difendere, io devo avere qualche notizia più chiara, perché qui non è che si capisce nulla. Lei, signor Cosimino? Sì. Oh, che cos'è successo? È rubato i gioielli, con un mattone in ottava tre. Cioè, lei ha rubato i gioielli? Sì. E come è entrato in gioielleria? Ho rotto la vetrina con il mattone. Oh, con il mattone ha rotto la vetrina. Quindi l'hanno presa poi sul fatto, mentre stava lì? No, il giorno dopo, quando è uscito il mattone. Il giorno dopo? Quando sono andato a prendere il mattone. Ah, è andato a prendere il mattone. Non è giusto. Serviva, no? Era essenziale, diciamo, tornare. Allora, salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma primo, l'imputato... Signor Giorgio, mi scusi se la interrompo. Cerchiamo di usare degli aggettivi sostantivati attuali. Imputato, adesso, assistito. Vabbè, allora, l'assistito, dico bene, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda. Tutto sommato il procedimento seguirà il suo corso. Prego, assistito, se si vuole accomodare alla sbarra. Beh, tranquillo, quello che ti dice la coscienza, tranquillo. Che mi fa già venire... Tranquillo. Per piacere, dichiari le sue generalità. Nicolino Loreo. Allora, signor Loreo, lei è pentito? Il tribunale questo vuol sapere, se lei è pentito. Sia giù, pentito? Pentito è una parola grossa. Diciamo che sono abbastanza dispiaciuto. Sì, si può dire, possiamo mettere a verbale, abbastanza spiace.